soldi non vuole mangiare. Sembra un po' triste. Poverina, forse si sente sola. Lei non ha nessun amico pesce, purtroppo. Potremmo andare a visitare l'acquario con lei, che ne dite? Che cos'è l'acquariario, mamma? Si dice acquario, Peppa. È un posto dove si trovano molti pesci. Ti piacerebbe venire con noi all'acquario, Goldie? Questo significa sì! Vanno tutti in visita all'acquario. Spero tanto di trovare un amichetto per Goldie. Certo, lo troveremo di sicuro, Peppa. Nell'acquario si trova ogni tipo di pesce. Buongiorno, signorina Coniglio. Buongiorno. Quanti biglietti volete, prego? Due adulti e due piccoli, grazie. E c'è anche un pesciolino, prego. Il pesce entra gratis. È vero che nell'acquario ci sono tutti i tipi di pesci, signorina? Oh, certo. Penso di sì. Che bello. Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la mia Goldie. Beh, mi auguro che lo troviate. Buon divertimento. Grazie. Nella prima stanza ci sono vasche piene di pesciolini. Pesciolini! Ci sono milioni di pesci minuscoli! Pesci, pesci, pesci che nuotano nel mar. Chi vuol della mia Goldie amico diventar? Oh, oh, oh. Qualcuno di loro può diventare suo amico? No. Sono tutti troppo piccoli. Vediamo quali pesci ci sono nell'altra stanza. Andiamo. Incontrano Candy Gatto e la sua famiglia. Ah, ciao Candy. Ciao, ciao Peppa. Miau. Che cosa siete venuti a fare qui? Noi ci veniamo molto spesso. È più divertente che guardare la TV. A noi piacciono i pesci. Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la pesciolina Goldie. Oh! È il giorno della festa di beneficenza. Tutti gli adulti sono presenti. Benvenuti, signori adulti! Danny Cane si occupa del microfono. Donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola! Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo. Da questa parte, da questa parte! Qui potete trovare di tutto e di più! Quanti oggetti hai, cara Emily Elefante? Ci vorrà una giornata intera per venderli tutti. Ecco il signor Volpe. Qui ci sono cose molto interessanti. Palloncini! Bellissimi palloncini! Gradisci un palloncino, Madame Gazzella? Mi piacerebbe comprarne uno rosso. Quant'è, Pedro? Quanti soldi ha nel borsellino? Oh, che sciocca! Stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola. Guardi, Madame Gazzella! Sono già riuscita a dare via tutto quanto! Ma è meraviglioso, Emily! Quanti soldi sei riuscita a raccogliere? Come soldi? Non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? Non ne ho avuto bisogno! Il signor Volpe ha portato via tutto per niente! Fatevi truccare il viso! Susy Pecora si occupa del trucco per il viso. Buongiorno, cara Susy. Mi trasformi in un leopardo, per favore? No, io so fare soltanto i frutti. E va bene, posso essere un... Una frogna, ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna. Accorrete! Accorrete alla pesca della fortuna! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, signor Toro! Lo sa che ha la faccia tutta verde? Infatti sono una mela! Non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? Perché no? Che cosa devo fare? Solo tirare fuori un premio dal barile! Qui vincono tutti! Il signor Toro ha vinto una bambola! È una giornata splendida. Dovreste andare tutti fuori a giocare. Sì, va bene, nonna Pig. Allora, a che cosa volete giocare? George vuole giocare alla corsa delle macchine. Ho un'idea. Costruiamo una macchina da corsa per George. Ma tu la sai costruire una macchina da corsa, papino caro? No. Ma nonno Pig ne è capace. Cosa? Va bene. Costruirò una macchina da corsa per George. Questo è il capanno degli attrezzi dove nonno Pig costruisce le cose. Vediamo che cosa abbiamo qui. Ah, una vecchia carrozzina. No, George non è più un neonato, è cresciuto. Ci servono soltanto le ruote della carrozzina, Peppa. Questo può fare da cofano. E questo può essere il sedile.
Qual è il tuo numero preferito, George? Il numero preferito di George è 2. Oh, oh, questa sarà una macchina da corsa super veloce. Evviva! Però non deve andare troppo veloce, nonnino caro. Perché George è ancora piccolo. Non ti preoccupare, Peppa. Questa sarà una macchina a pedali, non una macchina a motore. Ah! Poi montiamo il volante. E adesso mancano solamente gli occhiali da corsa e il casco. Ecco a voi la macchina da corsa di George. Arrivano Danny Cane, Zoe Zebra e Pedro Pony. Ciao a tutti, amici. Guardate la nuova macchina da corsa di George. Che bella! Ti sfido a gareggiare. Anche io. Ma voglio gareggiare anch'io. Dov'è la tua macchina da corsa, Peppa? Io non ce l'ho una macchina da corsa. Non te la prendere, Peppa. Tu puoi essere il capo dei meccanici. Dai, dai, rema, dai, lungo il fiume vai. Se un grosso lupo apparirà, grida forte ah! Ciao, Peppa! Ciao, ciao, Wendy! Facciamo il picnic con voi! Che bello! Ma non vedo Papà Pig! È dall'altra parte, col signor lupo! Comincio ad avere un certo appetito! Niente paura, c'è cibo in abbondanza! Tutti a bordo! No, fermo, signor lupo! Non c'è posto per lei, mi dispiace! Peccato! Mi è venuta un'idea. Lei aspetti qui, nonno coniglio. Noi andiamo dall'altra parte. Perfetto! Ho bisogno di un po' di riposo. Il signor lupo e il signor Pig attraversano insieme il fiume. Io sono sempre più affamato. Evviva! Siamo arrivati! Finalmente, papino! Dove hai messo il cestino? Nonno coniglio sta aspettando con il cestino. Ho dimenticato il cestino. Niente cibo, niente picnic, Papà Pig. Ha proprio ragione. E io che cosa faccio, nonno coniglio? Mi dispiace, non c'è posto, Papà Pig. Torno subito a riprenderla. Ecco la signora Papera e le sue amiche. Buongiorno, signora Papera. Se siete venute per fare un picnic, dovrete aspettare la barchetta come me. O potete attraversare a nuoto, come state facendo? È arrivato il cesto del picnic, signore e signori! Evviva! Sono arrivate le papere! Le papere arrivano sempre quando andiamo a fare un picnic! Gradirebbe un po' di formaggio, nonno coniglio? Beh, veramente dovrei tornare indietro. Tuttavia, io adoro questo tipo di formaggio! Io adoro la gelatina! Io adoro i panini! Quella lassù è Patata City! In effetti, è un po' diversa da come me l'aspettavo. Ma è un posto fantastico! Quanti biglietti mi servono? 4, 2 adulti e 2 piccoli, signorina Coniglio, grazie. Giornata intensa, vedo. Intensa? No! Anzi, è una giornata molto tranquilla per Patata City. Buon divertimento! Anche gli amici di Peppa sono venuti a Patata City. Buona giornata a tutti! Buona giornata, Peppa! Ed ecco il signor Patato in persona. Buongiorno a tutti e benvenuti a Patata City, la città dove la magia degli ortaggi di giornata non finisce mai. Vedrete crescere gli ortaggi e le verdure e scoprirete come riescono a mantenerci scattanti e in buona salute. E poi verrete lanciati nel cielo dalla fantastica patata spaziale. Peppa e i suoi amici fanno un giro sulla patata spaziale. Anche George vuole salire sulla patata spaziale. Sei proprio sicuro, George? Non andrà troppo in alto. Papà Pig soffre di vertigini. Su, sbrigati, Papà Pig! Non ho intenzione di salirci. George è troppo piccolo per andarci solo soletto. Oh, ok. Ma facciamo presto. Oh, sarà più veloce di un lampo. George ha cambiato idea. George, piccolino mio, vieni qui. Quasi quasi scendo anch'io. Vatti via! Divertiti, Papà Pig! Oh,
ci siamo fermati. Sono felice che sia tutto finito. Oh! È divertentissimo! Tutti fuori! È stato molto divertente, non trovi, Papino? Sì, divertentissimo. Non è facile come sembra. Per giocare bene a pallacanestro bisogna allenarsi molto ed essere in buona forma. Tu pensi davvero di essere in forma, allenatore? Certo, sono in ottima forma. Sicuro, papà allenatore? Tu hai un pancione enorme. Guarda che questo pancione è un ammasso di muscoli. Prima di tutto vi mostro come far arrivare la palla da qui a qui. Io sono capace. Oh no, Danny, non si possono usare i piedi, non giochiamo a calcio. A Danny Cane piace molto il calcio. A pallacanestro devi far rimbalzare la palla con le mani, in questo modo. Chi prova a palleggiare? Io! Susie Pecora fa rimbalzare la palla con molta attenzione. Bravissima, Susie! E ora provate tutti insieme! Tutti imparano a palleggiare! E ora è il momento di insegnarvi a rubare palla! Che cosa vuol dire rubare palla? Rubare palla è quando un giocatore sottrae la palla a un avversario, in questo modo. Prova a togliermi la palla, George! George ruba molto bene la palla! E ora lancia la palla nel canestro! Forse hai bisogno di allenarti ancora un po', George. E ora facciamo una partita amichevole. Dividetevi in due squadre in numero pari. Femmine contro maschi. Le femmine giocano in una squadra e i maschi nell'altra. Non è giusto, però. I due piccolini sono nella nostra squadra. Non ti preoccupare, noi maschi vinceremo in ogni caso. Vero! Noi siamo una super squadra. Che cosa fai di bello, Papino? Lavoro, sto progettando una nuova casa. Però è piccina piccina. È una casetta per le fate e per gli elfi? Oh no, questo è un modellino. La casa vera sarà molto, molto più grande. Ah! E questo disegno ti mostra come verrà una volta finita. Ti sei dimenticato una cosa importantissima. Ecco fatto. Peppa ha disegnato un'altalena davanti alla casa. Sì, perfetto! Vi va di visitare la nuova casa? Sì, grazie, Papino! Papà Pig porta Peppa e George a visitare la casa in costruzione. Eccoci arrivati! Ma papà, io non vedo niente qui intorno! Certamente, perché il lavoro di costruzione non è ancora cominciato! Uspa! Uspa! Ecco il signor Toro e i suoi amici! Il signor Toro è venuto a costruire la nuova casa. Non puoi costruirla da solo, Papino. Io ho fatto la parte complicata del lavoro. Il signor Toro dovrà solo seguire le mie istruzioni. Buongiorno, signor Pig. Che cosa costruiamo oggi? Un parcheggio? Una piscina? O una rampa di lancio? No, una casa. Potete costruirla uguale a questa, per favore? Però più grande. Il signor Pig vuole una casa. Come vuole che la costruiamo? Di paglia? Di legno? Oppure di mattoni, signor Pig? Di mattoni, per favore. È un'ottima scelta. E non dimenticatevi l'altalena. Non ti preoccupare, Peppa. Sarà fatto. Vi posso aiutare? Anche George vuole aiutare. Va benissimo, George. Ti dispiacerebbe mettere un mucchietto di malta in questo punto? Sai che cosa sembra? Fango un po' molliccio. La malta è un tipo di fango molto, molto speciale, che serve a tenere insieme i mattoni. Peppa, ti piacerebbe posare il primo mattone? Sì, grazie tante! Ottimo lavoro! Il postino! Buongiorno, signor Zebra. Buongiorno a lei, papà Pig. Vi ho portato un po' di posta, eccola. Non c'è niente per me e il mio fratellino George. Ho paura di no. Sono tutte per la mamma e per me. Dimenticavo, c'è anche un pacco per lei. Deve essere la scatola di cemento armato che ho ordinato. Quanti francobolli! Certo, perché quel pacco viene da molto, molto lontano.
Arrivederci! Arrivederci! Ciao, ciao! Oh, sull'etichetta c'è scritto che è per Peppa e il piccolo George. Guarda, mamma, è arrivato un pacco per me e George! Oh. E c'è anche una lettera. Cari Peppa e George, questo regalo è per tutti e due. Con affetto, la vostra zietta Dotty. La zia Dotty abita molto, molto lontano, in un altro paese. E cosa ci ha regalato? Ha quattro rotelle. Macchina! Non è una macchina, George. Sembrano zampe. Forse è un tavolo? Ma anche una coda! Oh, i tavoli non hanno la coda. E qui c'è anche una maniglia. Ma cosa potrà mai essere? C'è qualcos'altro nella scatola! È un cavallo giocattolo! Lo voglio chiamare Pie Veloce! Cavaino! Pie Veloce! Cavaino! Ho detto Pie Veloce! Cavaino! Non litigate, ricordatevi, questo regalo della zia Dotty è per tutti e due. Giocateci un po' per uno, vi divertirete moltissimo. Posso giocare con Pie Veloce per prima? Lascia giocare George per primo, è il più piccolo. Cavaino, cavaino! A George piace giocare con Cavallino. George, si chiama Pie Veloce, ho detto, e non Cavallino. Adesso è il turno di Peppa. Io sono la principessa Peppa e lui è il mio super magico cavallo Pie Veloce. Che buffo suono, bravo! È vero, sto andando nel negozio di strumenti musicali per farla riparare. La signora Pecora, la signora Gatto, il signor Zebra e Madame Gazzella salgono sull'autobus. Buongiorno, quattro biglietti per il supermercato, per favore. Buongiorno, Madame Gazzella. Stiamo portando questo pesciolino dal veterinario. Oh, si sente poco bene, poverino. Eh sì, ma le sta sorridendo. Gira le ruote della corriera. Giran, giran da mani a sera. Giran le ruote della corriera. Fra poco arriverò. Supermercato! Ciao! Strumenti musicali! Arrivederci! Capolinea, il medico veterinario! Il veterinario aiuta gli animali malati a guarire. Oh, è questo il pesciolino triste che non vuole mangiare? Sì, guardi anche lei. Goldie mangia tutto! Strano, a casa rifiutava il cibo! Forse Goldie non mangiava a casa perché era annoiata. Il viaggio interessante l'ha messa di buon umore, evidentemente. Ah! Il vostro pesciolino scoppia di salute ed è molto felice. È una delizia. Grazie, dottoressa Hamster. Arrivederci. Mamma Pig, Peppa e George tornano a casa in autobus. Anche il signor Toro torna a casa con la tuba aggiustata. La mia tuba è come nuova, ascolta. Madame Gazzella e i suoi amici tornano a casa con la spesa. Vedo che la piccola Goldie è di nuovo felice. Eh sì, il viaggio in autobus le ha fatto tornare il buon umore. Il pesciolino è sorridente e felice. Sorride felice, sorride felice. A Rebecca Coniglio, Zoe Zebra, Susy Pecora e Peppa piace saltare. Mi piace la sabbia, mi piace il mare. E insieme a Susy mi piace saltare. Mi piace cantare, mi piace giocare. Insieme a Zoe mi piace saltare. Ideona, vediamo chi di noi riesce a saltare più a lungo senza fermarsi. Conto io. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ha vinto Zoe! Urrà! 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 Sei qui, Pedro! Ti va di saltare un po' insieme a noi? No, grazie, Peppa! Sto giocando con l'Hula Hop! Hula Hop! 1, 2, 3!
Hula hop, hula hop. 1, 2, 3. Wow! Quanti giri riesci a farli fare senza fermarti? 1.033. Bravo, sono un bel po'. Allora contiamoli in coro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne hai fatti solo 8. Sì, perché sono un po' stanco. Quelli che mancano li farò più tardi. Tu sai giocare con l'hula hoop, Emily? Sì, ma ho un mio stile personale. Emily fa girare l'hula hoop con la sua proboscide. Urrà! Secondo me tu ne hai fatti perlomeno 100, Emily. George vuole giocare a saltacavallo. A George piace giocare a saltacavallo. Giochiamo tutti a saltacavallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, c'è un guasto, per questo dobbiamo riparare la strada. Secondo lei ci vorrà molto? Penso che ci vorrà il tempo che ci vuole, né più né meno. Cavatrice, cavatrice! A George piacciono le scavatrici. Da questa parte, signor rinoceronte! Ok, capo! Il signor Toro è il capo cantiere. Signor Toro, da dove viene tutta l'acqua che esce dal buco? Viene da una tubatura sotterranea rotta. Tanto, tanto in profondità. Come pensate di ripararla? Scavando una buca grossissima! Bello! Chiudiamo la valvola dell'acqua! George adora le gru. La gru! La gru! Togliamo la tubatura vecchia e arrugginita. E ne mettiamo una nuova di zecca. La ringraziamo per averci mostrato il suo lavoro. Non c'è di che, mamma Pig. Ciao e arrivederci presto. Oh no, Giorgio non vorrebbe andarsene. Non piangere, stiamo per arrivare al parco giochi. Potrai giocare con le scavatrici e le gru nel recinto di sabbia. E ripasseremo a salutare il signor Toro quando torneremo indietro. La famiglia di Peppa arriva al parco giochi. Buongiorno, amici miei. Ciao, Peppa. Edmond e Richard giocano nel recinto di sabbia. Brum, brum, brum. Brum, brum. Giochiamo nel recinto di sabbia. Ok. Perché? Che problema c'è? Come vedete ci sono dei lavori in corso e io sono il capo cantiere. Oh! Brum, brum. E quando è cominciata questa tosse? Quando Madame Gazzella ha iniziato a cantare. Non è assolutamente grave, ma la tosse di Pedro potrebbe contagiare gli altri. Che cosa significa contagiare? Quando a qualcuno viene la tosse, a volte anche a chi gli è vicino viene la tosse. Devo prendere una medicina? Soltanto un cucchiaino di sciroppo. Purtroppo temo che non abbia un buon sapore. Sa di scarpa vecchia ripiena di marmellata. La ringrazio, dottor Orso Bruno. Arrivederci! Arrivederci! Come immaginavo, Pedro ha attaccato la tosse a tutti gli altri. Danny Cane e Susie Pecora hanno preso la tosse da Pedro. Apri bene la bocca. Ha il sapore di uno yogurt al gusto di zerbino sporco di terra. Ha il sapore dei fiori di campo quando marciscono. Complimenti per aver preso senza protestare la medicina. Scusi, dottor Orso Bruno, ma lei non si ammala mai? No, Peppa, io non mi ammalo mai, perché mangio una mela al giorno. Arrivederci! Arrivederci! È ora di andare a casa. I genitori sono venuti a prendere i figli. Mamma, papà, io ho tanta tosse. Il dottor Orso Bruno è venuto qui a scuola e ci ha visitato. Ci ha dato una medicina cattivissima. Madame Gazzella, ora può cantare quella canzone? Naturalmente, Peppa.
La bambola di Polly è mala. Oh no! Tutti gli adulti hanno preso la tosse da Pedro. Sono il dottor Orso Bruno, chi parla? Io sono Peppa Pig. Tutti i grandi si sono ammalati. Non ti preoccupare, sto arrivando, Peppa. Ma stavolta Papà Pig ha dimenticato di restituire il libro. L'ho tenuto per un lungo, lungo periodo. Non importa, lo potrai restituire domani. Ma adesso tutti a nanna. Dopo che Papino ci avrà letto quella storia. Non è esattamente una storia, piccola mia. Per favore, leggicela comunque. E va bene. Il meraviglioso mondo del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un materiale usato per le costruzioni, composto da sabbia, da acqua e da una miscela chimica. Capitolo primo. La sabbia. Peppa, George e Mamma Pig si sono addormentati. È mattina. Peppa e la sua famiglia arrivano in biblioteca. Accipicchia! Ma qui ci sono un sacco di libri! Peppa, bisogna fare silenzio quando si è in biblioteca. Perché? Perché le persone vengono qui apposta per leggere e vogliono il silenzio. Il prossimo, prego. La bibliotecaria è la signora Coniglio. Buongiorno, Mamma Pig. È venuta a restituire quei libri? Esatto, signora Coniglio. Ha fatto bene. Perché il computer sta facendo quel suono? Sta controllando che non abbiate fatto i bricconcelli e tenuto i libri troppo a lungo. Forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo. Non si preoccupi, Papà Pig. Non sarà poi così grave. Perbacco! Papà Pig ha tenuto questo libro per ben 10 anni. Papà distrattone! Scusi, signora Coniglio. Non ha importanza. Adesso può scegliere un altro libro. Signora Coniglio, George e io possiamo prendere in prestito un libro, per favore? Certo! Il settore per i bambini è a vostra disposizione. Guarda! Il mondo delle fate, tutti i fiori, come fare i vestitini. Ciao, Peppa Pig. Ciao, ciao, Danny. È il giorno della corsa di beneficenza. Madame Gazzella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre Papà Pig. Se Papà Pig riesce a correre fino a qui... Quello è il supermercato! E fino a qui... È la stazione di servizio di mio nonno! E arriva fino a questo punto qui... È il castello ventoso! Allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola! Lo faccio immediatamente! Pronti? Ai posti? Via! Ci sono riuscito! Adesso possiamo fare il picnic! Che papà buffone! Quello è soltanto un disegno. Certo, adesso deve correre fino al vero castello ventoso. Oh. Pronto? Al posto? Via! E via! Coraggio, Papà Pig! Ce la puoi fare! Lo scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso. Adesso tutti possono godersi il picnic. Dell'acqua! Datemi dell'acqua! Ma che splendida calda giornata! È un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi, non trovate? Dell'acqua! Ho tanta sete! Papà Pig ha raggiunto il supermercato. Tutto questo correre gli ha fatto venire una gran sete. Forza, dai un'occhiata con il cannocchiale! Riesco a vedere Papino! Con il cannocchiale si vede tutto più vicino. Non sta andando molto veloce. Papà Pig è arrivato alla stazione di servizio di Nonno Cane. Ah, basta, non ce la faccio più. Papà si è fermato. Sembra molto accaldato. Ha bisogno di qualcosa che la rinfreschi e che le ridia energia. Ecco, prendo un ghiacciolo. La ringrazio, Nonno Cane. Oh no, è un po' troppo alto per George. Non ti preoccupare, George. Arrivo, ti raggiungo subito. Un altro euro, per favore. Oh. Whee!
A George la paura è passata. Quanto è alto! Ho le vertigini! Quasi quasi scendo dalle scale! Ma non può, le scale sono affollate. Si deve scendere dallo scivolo, Papà Pig. Oh, ok. Wow. Coraggio, venite a divertirvi! Fate centro e vincerete un gigantesco peluche! Guardate! Tu sei brava a fare centro, vero? Ma non ci serve un altro peluche gigante, Peppa. Non si preoccupi, non vincerà Mamma Pig. Tutte le donne hanno una pessima mira. Può ripetere, non ho sentito. In questo gioco ci vuole abilità. E quanto costa tirare una freccia? Un euro. Mamma Pig ha fatto centro. Ma è incredibile! Ecco il vostro gigantesco peluche. Evviva! Voglio un peluche gigante come quello, mammina. Ma sono troppo grossi. No, non è vero. Papà Pig e George sono sulla ruota panoramica. Tenetevi forte! Oh, va veramente molto in alto. Sono contento che sia finita. Un euro da diritto a 5 giri completi. 5 giri completi? Oh, no! Coraggio, fatevi avanti, gente! Misurate la vostra forza con il buon vecchio gioco del martello e della campana! Che cosa dobbiamo fare? Dovete colpire questo pulsante rosso con il martello! Se suona la campana, vincerete un bel premio! Guardate! Non ci vuole solo abilità! Bisogna essere forti e possenti! Io ci voglio provare! Un euro, per favore! Niente, vuol dire che la rilaveremo. Tornerà pulita in un attimo e papà neanche saprà che si era sporcata di fango. Cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice. Oh, anche il mio vestito si è un po' sporcato. Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare. Molto bravo, George. Mettiamo i panni in lavatrice. E poi l'accendiamo. La lavatrice si riempie di acqua calda saponata. Splash, splash, splash! Splash, splash, splash! La lavatrice fa tremare tutta la cucina. Oh, Peppa, dov'è il tuo vestito? È lì dentro, si sta lavando. Cosa? Oh, no! Guarda, mammina! Ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito! È vero, Peppa! Ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto! Oh, cielo! Il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco! Il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio! Papà Pig è tornato dal lavoro! Buon pomeriggio a tutti! Ciao, Papino! Papà Pig, abbiamo un piccolo problema. Dimmelo dopo, Mamma Pig. Adesso mi devo preparare per la partita. Dov'è la mia maglietta da calcio? Eccola! Non essere sciocchina, Peppa. Questo è uno dei vestiti della mamma. È rosa. Non è così, papà. Questa è la tua maglietta da calcio. Si era un po' sporcata di fango. Così l'abbiamo lavata. Ma purtroppo gli altri panni hanno stinto. Nonna Pig! Mamma Pig! Salve, tesorini miei. Scusate tanto, tornate a dormire. Raccontaci una favola, nonna. Va bene, ma solo se mi promettete che poi farete la nanna senza capricci. Ci addormenteremo appena avrai finito di raccontarcela. D'accordo. Tanto tempo fa viveva un puledro di nome Pedro Pony, che aveva trovato un fagiolo magico. Oh, sì! Decise di piantarlo e crebbe, fino a diventare una pianta di fagioli enorme, alta fino al cielo. Che bello! Pedro scalò il fusto di quella pianta e su in cima trovò un orribile mastodontico gigante. Ma a me non piacciono i giganti, a me piacciono le principesse. Ah, certo. Su in cima trovò la bellissima principessa Peppa.
e Sir George, il prode cavaliere. E una cuoca che sapeva cucinare le torte più buone del mondo. Mamma Pig, Papà Pig e Nonno Pig sono pronti per cenare. Vado a vedere cosa trattiene Nonna Pig di sopra. E poi cosa succede alla principessa? Che briccona, Nonna Pig! Non li hai fatti ancora addormentare. No, ma le abbiamo promesso che ci addormenteremo quando la favola sarà finita. Sono molto bravo a trovare dei finali, Nonna Pig. Tu vai a tavola. Non ci metterò molto. C'era un puledro, una pianta di fagioli, una bella principessa, un cavaliere coraggioso e una cuoca che preparava dei dolci deliziosi. Bene, appena finito di cenare, caddero in un sonno profondo. Fine della storia. All'improvviso si svegliarono e arrivò un potente mago. Potente mago? Sì, un mago, che mise in scena un bellissimo spettacolo di magia. Ah, sì, ma... A questo punto della favola arriva un terrificante drago. Mamma Pig, abbiamo un ospite speciale che stasera rimane a dormire da noi. Veramente? E chi è? È Teddy Cuore d'Oro. Ha un pigiamino azzurro, un album di fotografie e uno spazzolino da denti. A cosa serve l'album fotografico? Dobbiamo riprendere Teddy Cuore d'Oro nei momenti più emozionanti della giornata. Oh. I miei compagni di scuola hanno portato Teddy Cuore d'Oro in giro per tutto il mondo. Londra, Parigi, l'Egitto. Ah, però questo Teddy Cuore d'Oro ha una vita molto emozionante. Spero proprio che si diverta nella nostra famiglia. Peppa e George vanno a nanna. Signore e signori, vi presento Teddy Cuore d'Oro. Ciao, ciao. È il nostro ospite speciale e questa sera dovrete fargli spazio. Quello è il dinosauro di George. Ringhia molto, ma non sa dire una parola. Facciamo una foto per l'album di Teddy Cuore d'Oro? Ragazzi, sorrisone. Sorrisone. Papà, vorrei tanto che Teddy Cuore d'Oro domani avesse una giornata tanto, tanto emozionante. Perché non andiamo tutti al Polo Nord? E se invece andassimo al supermercato? Sì! Non credo proprio che Teddy Cuore d'Oro sia mai andato a fare la spesa finora. È mattina. Peppa va al supermercato con Teddy Cuore d'Oro. Questo negozio vende tante cose buone. Ci sono arance, mele, frutta esotica. Bello, è un posto molto interessante. Questa è la cassa, dove si paga tutto quello che si vuole acquistare. Giorgio vuole scattare una foto. Ho capito, Giorgio. Sorrisone! Sorrisone! Danny Cane è il primo cliente. Buongiorno, come va, venditore? Buongiorno, signor Cane. Posso avere un po' di biscotti, per favore? Susie, ci sono rimasti ancora dei biscotti? No, però abbiamo un telefono giocattolo. E quanto costa questo telefono? È molto bello, costa 100 euro, signor cane. Molte grazie. Il prossimo, prego. Hey. Buongiorno, venditore. Potrei avere un filone di pane, per favore? No, però abbiamo una casa giocattolo. Gliela metto in un sacchetto, signore? Sì, grazie. Il costo della casa è di 1 euro, prego. Oh, mi dispiace, non ho portato i soldi. Può pagare la prossima volta che viene. Oggi picchia, è proprio un lavoro duro. Già. Buongiorno, venditore. Che cosa posso comprare con 1.000 milioni di euro, per favore? Susie, che cosa abbiamo in negozio che costa 1.000 milioni di euro? Una carota. Sì, va bene. Rebecca Coniglio adora le carote. È ora di tornare a casa. Papà Pig è venuto a prendere Peppa e Susie. Papà, hai avuto una giornata faticosa? Sì, ho lavorato moltissimo, Peppa. Anche noi due all'asilo abbiamo lavorato moltissimo. È vero, abbiamo fatto i venditori, che fatica. Bla 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 bla. Abbiamo finito. E ora stampiamo. Mamma Pig ha terminato di lavorare. Ecco
qua, Giorgia. Forse adesso possiamo fare una partita a gallinella felice. Ce la siamo proprio meritata. Ecco Danny Cane con il carro attrezzi arancione di Nonno Cane. Arancione, ho vinto anch'io! Ciao, ciao, Danny! Ciao, ciao, Peppa! Oh, oh, oh. Arriva un'altra macchina! Ma è Susie! Ciao! Ciao, Peppa! Boo! Giusto, George! È proprio blu quella macchina! Ora hai vinto tu! Oh, questo gioco è bruttissimo! Non vedo neanche una macchina rossa, non ce n'è nessuna! Sì che c'è una macchina rossa sulla strada! Dove? Di che colore è la nostra macchina, piccola mia? Rossa! Ho vinto, ho vinto! La famiglia Pig è arrivata in montagna. Non immaginate che vista fantastica avremo una volta in cima. Siamo arrivati! Evviva! Guardate che meravigliosa giornata di sole! Oh! Oh no, è cominciato a piovere. Eccola una fantastica vista! La signora Coniglio con il carretto dei gelati. Salve, signora Coniglio! Salve, papà Pig! 4 gelati, per favore. Di quale gusto li desidera? Menta, arancia, fragola e mirtillo. Molte grazie, signora. Ecco a lei! Guardate che cosa ho qui! I gelati! Oh! E sono dei nostri colori preferiti. Proprio così! Il verde è per me. L'arancione per me. La fragola rossa è per me. E quello di George è... Buu! Che buono! Guardate, è ricomparso il sole. E guardate cos'altro è comparso. L'arcobaleno! Peppa e George adorano l'arcobaleno. L'arcobaleno compare soltanto quando ci sono la pioggia e il sole nello stesso momento. Arriverà. Attenzione, queste sono le vostre schede. Gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono. Una barca, un segnale ferroviario e una galleria. Io vedo tanti alberi. Ma quelli ci sono sulla scheda? No. Io vedo le nuvole. E le nuvole ci sono sulla scheda? No. C'è Nonno Cane in barca. Ehi là, ragazzi! Buona giornata, Nonno Cane! Ma Nonno Cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno Cane non c'è sulla scheda, non lo vedo! È al timone di una barca, però! E la barca sì che c'è sulla scheda! Ora! Tutti spuntano la barca sulla scheda. Biglietti, per favore! Il signor Coniglio controlla i biglietti ai passeggeri. Penso di aver perso il mio biglietto. Oh, ma che sfortuna! Miau. Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro. Ti ci eri seduto sopra. Ti raccomando, non perderlo di nuovo, Pedro Pony. Il treno sale lentamente sulla collina. Whee! Il treno scende rapidamente dalla collina. Signora maestra, mi scusi, non mi sento bene. Posso sedermi davanti, per favore? Ma certo, Pedro! Puoi sistemarti vicino al macchinista. Buongiorno, Pedro Pony! Che c'è? Non ti senti bene, poverino? Ti andrebbe di guidare il treno per un po'? Sì, grazie! Vi mostro la stanza dove dormirete stanotte. Questa è la cameretta della mamma quando era piccolina come voi. Tanto, tanto tempo fa. E questo è il lettino dove dormiva tutte le notti. Il letto con le molle. Siete proprio come la vostra mamma quando era piccola. Anche la mamma
mamma faceva i salti sul letto? Certo, come no? Ma la mamma ci sgrida sempre quando iniziamo a saltare sul letto. Quando la mamma aveva la vostra età, era birichina proprio come voi. Davvero? Sì. E adesso andiamo a fare due chiacchiere con nonno Pig in giardino. Ciao, nonno Pig! Ciao, nonno Pig! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, George! Venite a vedere le mie belle carotine! Nonno Pig è molto fiero dei suoi ortaggi. Oh. E da questa parte i miei pisellini. Oh. Ma la verdura migliore è la lattughina verde. Oh no! La mia lattughina verde! Sai, nonnino, credo proprio che quegli uccellini se la siano mangiata. Sì, pennuti. Come mai il tuo spaventapasseri non è riuscito a spaventarli? Perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto sono troppo intelligenti per spaventarsi. Che cosa blateri, nonno Pig? I tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto. Amici? Quali amici? Tom, Dick e Harrison. Ma no, non si chiamano così. Nonna Pig ha delle gallinelle. Carine! Allora, vi presento Giuditta, Sara e Vanessa, tesorucci. Ciao! E lui si chiama Neville. Neville è una gallina maschio, vero nonna? Sì, Peppa, ma si dice galletto. È proprio un cattivone. Ha distrutto lui tutte le mie verdure. Neville non farebbe male a una mosca. Sai benissimo che se le mangia le mosche. Papà, ti posso aiutare? Sì, grazie, Peppa. Puoi buttare tutte queste bucce delle verdure. Va bene. Ferma, Peppa. Le bucce delle verdure non vanno nel secchio normale. Vanno in quel secchio là, quello marrone. Nonna! Proprio così, George. Quella è una buccia di banana. E lì dentro ci sono anche cipolle, carote e tutti gli avanzi di ogni tipo di frutta e verdura. Il nonno e la nonna ne saranno felici. Perché a nonno Pig e a nonna Pig piace mangiare le bucce delle verdure? No, Peppa. Sono per il giardino del nonno. Aiutano le piante a crescere bene. Oh! Potremmo portargliele subito dopo pranzo. Oh, che bello! Mamma Pig, Peppa e George portano le bucce delle verdure a casa di nonno e nonna Pig. Siamo arrivati! Evviva! Nonno Pig! Nonno Pig! Abbiamo portato un regalo specialissimo per te. Ah, ma quante bucce di verdura! Che cosa fantastica! Al mio giardino piaceranno moltissimo. Perché il tuo giardino mangia le verdure, nonno? Niente affatto, Peppa. Tutte queste bucce andranno a finire nel mio mucchio di concime organico. Oh, e che cos'è? Adesso ti faccio vedere. Eccolo qui! Ma questa è una scatola di legno! Esatto, Peppa. Ma questa è una scatola di legno molto intelligente. Metto tutte queste bucce qui in cima e dal fondo si vedrà uscire una deliziosa terra molto ricca chiamata concime organico. E come fa a farlo? È una scatola magica per caso? No, cara Peppa. Ho tanti piccoli amici che le danno una mano in questo lavoro. Dove? Sono qui dentro. Guarda. Oh, ci sono tanti vermi.